Buongiorno a tutti! Allora, eccoci qua per il solito video per vedere l'energia della settimana che inizierà domani, lunedì, e finirà con domenica prossima, quindi settimana di Natale, settimana di festività. Io colgo l'occasione per farvi i miei più carissimi auguri. Spero di avere tempo durante la settimana per fare qualche altro video, però comunque io inizio a farveli già adesso perché non si sa mai. E come sempre, come ogni settimana, vi faccio scegliere il mazzo, anche se questa settimana scegliete i mazzi. Una di voi mi ha dato un suggerimento che io ho gradito tantissimo, mi ha chiesto di estrarre, oltre alle tre carte per vedere appunto l'energia della settimana, anche una carta per il consiglio della settimana. Allora io ho pensato di associare due mazzi, uno di tarocchi, a un mazzo oracolo proprio per vedere il consiglio della settimana. Quindi abbiamo due mazzi per pila, due mazzi per il gruppo 1, due mazzi per il gruppo 2 e due mazzi per il gruppo 3. Vediamo quali sono questi mazzi, così vi faccio scegliere nella più assoluta tranquillità e nella più assoluta calma. Allora, per il gruppo 1 ho scelto tema astratto, quindi tarocchi delle sette verità più l'oracolo visivo. Andremo a estrarre ovviamente tre carte per vedere l'energia della settimana e poi una carta dall'oracolo visivo per vedere il consiglio della settimana. Per il gruppo 2 abbiamo tema angeli, quindi tarocchi degli angeli con l'oracolo degli angeli del cuore. Io queste carte devo dire sono prettamente a tema amoroso, ma io le uso anche normalmente non a tema amoroso, quindi non vi preoccupate che vi darò un consiglio non necessariamente legato alla sfera dell'amore, questo per il gruppo 2. E poi per il gruppo 3 abbiamo i tarocchi dei maghi, questi qui che mi piacciono sempre tantissimo, e poi abbiamo l'oracolo delle streghe, che ha un nome in inglese che non ricordo. Io lo chiamo l'oracolo delle streghe, è bellissimo questo mazzo di carte, è veramente strepitoso. Quindi qui avremo il consiglio della settimana. Quindi scegliete i due mazzi che più sentite che vi attirano, che vi attraggono. Ovviamente è una lettura generale. Io spero che escano ovviamente carte meravigliose, specialmente nel weekend. In ogni caso, se così non dovesse essere, insomma, le interpreteremo nella maniera più costruttiva possibile. Vado a spostare le carte del gruppo 3 e le carte del gruppo 2. E lavoriamo con il gruppo 1. Allora, gruppo 1, se avete scelto queste carte qui, andiamo a estrarre prima le tre carte per vedere le energie della settimana. Quindi, energie della settimana gruppo 1. Energie della settimana gruppo 1. Energie della settimana, però questa mi piace. Energie della settimana gruppo 1. Energie della settimana gruppo 1. E se la vedo non la tengo, ragazzi. Ok, ne ho schizzata fuori, va bene. Quindi abbiamo le nostre tre carte e vediamo il consiglio della settimana. Consiglio della settimana per il gruppo 1. Consiglio della settimana, questa però mi piace. Ok, andiamo ad analizzare le nostre tre carte partendo ovviamente dalla prima a sinistra. Vediamo le energie di domani e dopodomani, lunedì e martedì. Venere in arrivo, amore vicino, va bene. Normalmente io lo interpreto anche sempre come buone nuove, novità nuove o comunque fermento. Magari vi state già preparando per quello che sarà appunto il weekend prossimo dove si festeggerà. Magari state organizzando il cenone o il menù o il pranzo. Insomma, ci vedo tanti preparativi, tanto fermento. Certo è che per alcuni di voi potrebbe anche essere appunto novità in arrivo o addirittura un viaggio. Magari state partendo, qualcuno di voi magari sta raggiungendo altri lidi, altri porti per festeggiare altrove. Comunque, ripeto, una bellissima energia per quanto riguarda lunedì e martedì. Vediamo l'energia di mercoledì e giovedì. Uomo Bruno, buoni consigli da amici. Abbiamo anche il doppio reverse che è discussioni, però in realtà avendo vicino una carta positiva, io direi che ci potrebbe essere una figura questa settimana che secondo me non è detto che sia per forza un uomo, potrebbe essere anche una donna con uno spiccato lato maschile, io questo lo dico sempre. Le figure possono essere interpretate in molti modi. In ogni caso io qua vedo una figura che vi è vicino, che vi dà dei buoni consigli, che vi aiuta. Abbiamo sempre come simbologia la civetta che ricorda sempre, almeno a me ricorda, la dea Atena, quindi la saggezza, l'intelligenza, anche l'acume, se vogliamo.
Quindi non siete da soli, ma appunto mercoledì e giovedì c'è qualcuno che veglia su di voi, che vi vuole bene e che appunto magari vi aiuta in questi preparativi o che semplicemente vi sta vicino dando il suo supporto. Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica. Ma che bello! Sì, arcobaleno! Gioia e successo in amore! Fantastico! E io qua lo vedo proprio un bellissimo weekend appunto di festeggiamenti, di abbracci. Tra l'altro l'arcobaleno per me è anche l'abbraccio di chi non c'è più, quindi secondo me proprio un bellissimo segno a 360, un bellissimo segnale a 360 gradi. Gioia e successo in amore, cosa vi devo dire di più? Io ci vedo qua una bellissima settimana di fermento, di affetto dimostrato e poi un bellissimo coronamento nel weekend. Vediamo il consiglio della settimana. Ok, rete. Ragazzi, comunicazione, dite le cose che volete dire. Scusate, non è la rete, questa è la gabbia. Questa carta appare quando qualcuno vuole tapparvi la bocca. Ok? Quindi c'è, nonostante la bellissima settimana, potrebbero esserci dei momenti dove magari vi tapperete la bocca, nel senso che magari avete paura di ferire qualcuno o di incomprensione, c'è un qualcosa come se ci fosse qualcosa di non risolto, di non detto. Ecco, questa carta in realtà invita, diciamo così, incita, invita a non tenervi le cose dentro perché somatizzare non va bene. Quindi, se siete in una settimana dove vi sentite comunque tranquilli e forti del fatto che siete amati, siete coccolati, non siete da soli, magari può essere anche un momento in più per risolvere quella scaramuccia che magari quel sassolino che vi tenete nella scarpa da un po' di tempo, o magari semplicemente anche per esprimere il vostro pensiero. Se magari in passato non lo avete fatto, potrebbe essere questa la settimana giusta per farlo. È una settimana dove comunque siamo tutti più buoni, siamo tutti più inclini forse alla comprensione e alla buona comunicazione, quindi se dovete chiedere qualcosa o far presente qualcosa, questa può essere una buona settimana. Quindi il consiglio della settimana è sincerità, onestà, parlate, non tenetevi le cose dentro. In ogni caso, gruppo 1, una bellissima settimana, quindi secondo me ci sarà poco da penare, ecco, perché le energie sono tutte positive. Va bene, gruppo 1, io vi ringrazio per essere stati qua con me, ovviamente vi rinnovo ancora i miei auguri, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 2, se avete scelto la tematica degli angeli, tarocchi degli angeli e angeli del cuore, vediamo la vostra settimana che inizia con domani lunedì e che finisce con domenica prossima. Andremo a estrarre tre carte e poi ovviamente ne andiamo a commentare insieme. Quindi, gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2. Energie della settimana, ok. Gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2, energie della settimana. Troppe, me ne serve ancora una per favore. Energie della settimana, gruppo 2. Ok, consiglio della settimana per il gruppo 2, consiglio della settimana. Consiglio della settimana per il gruppo 2, ok. Ok, benissimo. Andiamo a vedere le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Questo 3 di coppe, ragazzi, sta uscendo tantissimo. In questo mazzo su 78 carte esce quasi sempre questa carta. Quindi per chi sta scegliendo questo mazzo, è probabilmente veramente un periodo di grande celebrazione, perché il 3 di coppe ci parla proprio della celebrazione tra amici, della celebrazione in compagnia, della celebrazione di cose belle in famiglia. Quindi, evidentemente, qualcuno di voi sta già, già al giorno di Natale. In ogni caso, questa è una carta che si rifà. Questo angelo è proprio l'angelo della fama e del riconoscimento. Quindi, successo,
Qualcuno di voi a ridosso delle vacanze potrebbe avere un aumento, potrebbe avere un riconoscimento anche sul lavoro, non lo so, è proprio una carta di grande celebrazione. Quindi io direi che tra domani e dopodomani evidentemente qualcuno di voi festeggerà, stapperà già lo spumante perché c'è proprio questa festosità nell'aria e mi fa molto piacere per voi. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Metatron, ruota di fortuna, attenzione, fantastico, questo è un pezzo da 90, ragazzi. Avanzamento e progresso, maestri, guide, eventi da ricordare, cioè eventi records, eventi, insomma, sì, eventi da ricordare proprio, che non è l'effettiva traduzione, ma proprio eventi record è proprio una roba che succede una volta ogni tot, nel libro della vita, cioè proprio fantastico. Quindi qua tra mercoledì e giovedì, oltre ai festeggiamenti, qua c'è proprio un avvenimento importante e particolare. Per alcuni di voi ci sarà proprio un'epifania, ci sarà proprio un qualcosa di grandissimo, grandioso, ruota di fortuna, ci sarà proprio una botta di vita di quelle giuste. Metatron poi è un angelo importante, quindi mi viene da dire che è proprio probabilmente si paleserà un accadimento di quelli che accadono veramente poche volte nella vita, fantastico. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. 10 di Pentacoli, anche questa è una bellissima carta. Manadel, il dio onorabile. Lavoro interno ed esterno. Lui aiuta a tenersi il proprio lavoro e protegge dai disastri. Quindi anche qui abbiamo una bellissima carta di protezione, una bellissima carta probabilmente di mantenimento anche di quello che si paleserà. Quindi non sarà forse una cosa effimera, forse sarà un qualcosa che rimarrà, cioè una bella notizia che rimarrà anche in futuro, anche perché il 10 di Pentacoli ci parla proprio di settlement, di, come si dice, di stabilità. Stabilità familiare, il costruire i basamenti per qualcosa di duraturo. Normalmente la figura dei classici tarocchi è la famiglia felice, no? La famigliola col nonno, il cane, i bambini. Il 10 di Pentacoli ci parla proprio di questo, di costruzione di qualcosa di solido. Mi viene in mente, vabbè, la reclama di una famosa. Immobiliare che dice non vende sogni ma solide realtà, ecco il 10 di Pentacoli per me è quello. Comunque grandissima settimana qua di festeggiamenti, di coronamenti, di avvenimenti meravigliosi, fantastico. Oh, gruppo 2, per favore fatemi sapere, perché lo sapete che io sono poi curiosissima. Vediamo il consiglio della settimana. Attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Ok, in tutto questo popò di cose belle, attenzione, fidatevi del vostro istinto che spesso ne sa una più del diavolo. Fidatevi del vostro sesto senso, per me questa carta è proprio quello. Se sentite con le antennine che qualcosa non torna, occhio a va bene i festeggiamenti, ma occhio a non fare il trenino pepepepepe, e finire poi sui binari sbagliati. State sempre attenti, bisogna sempre essere guardinghi perché nella vita non si sa mai, quindi sì, va bene festeggiare, va bene prendiamo le buone notizie a piene mani, però sempre attenzione, guardiamoci sempre le spalle perché lo sappiamo che la vita non è sempre tutta rose e fiori, non è sempre tutta meravigliosa, quindi attenzione. Poi io vi dico, questo è un avviso della carta, magari poi non succede niente, ma se sentite, se vedete la bandierina rossa che vi fa rizzare le antenne, state attenti, perché poi ripeto, magari non succede niente, però se succede state attenti. Va bene, gruppo 2, però devo dire una settimana, secondo me lui vi. Come si dice? In realtà le tre carte qua del mazzo di tarocchi sono tutte e tre strapositive. Lui, secondo me, azzera tutta la negatività che ci può essere perché è una carta troppo bella, troppo importante. E poi, comunque, anche le altre due, ripeto, sono bellissime: 3 di coppe, 10 di pentacoli, cioè più di così. Cioè, questa è una settimana che non so, io ci metterei la firma e non solo, cioè proprio bellissima. Quindi, guardinghi, però. Se veramente è così, godetevela, ragazzi. Va bene, gruppo 2, io vi rinnovo ancora i miei auguri. Grazie per essere stati qua con me. Vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 3, se avete scelto questi bellissimi mazzi, allora andiamo a vedere la settimana, l'energia della settimana che inizia con domani e finisce con domenica prossima. Mi servono tre carte, per favore, per il gruppo 3. Quindi gruppo 3, energia della settimana. Gruppo 3, energia della settimana. Gruppo 3, energia della settimana.
gruppo 3 energie della settimana, gruppo 3 energie della settimana, gruppo 3 energie della settimana, mi servono ancora due carte per favore, gruppo 3 energie della settimana, gruppo 3 energie della settimana, gruppo 3 energie della settimana. Ok. Ok, gruppo 3 consiglio della settimana, gruppo 3 consiglio della settimana, gruppo 3 consiglio della settimana, gruppo 3 questa. Ok, allora andiamo a vedere le energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Il diavolo! Fantastico! Allora, questa carta non vi deve spaventare assolutamente, nel senso che si può interpretare in due maniere. Io adesso poi devo vedere questa carta qua, perché associata a questa ovviamente dà un connotato più positivo o più negativo. In ogni caso il diavolo ci parla delle nostre debolezze, quindi nel bene o nel male ci parla delle nostre debolezze. Significa che alcuni di noi potranno cedere in tentazione, quindi attenzione a non esagerare coi bagordi, a non esagerare con appunto le tentazioni, invece alcuni di noi può essere il contrario. Può essere che finalmente magari decidono con dicembre e diciamo la visione della fine dell'anno di, che ne so, smettere di fumare o smettere di mangiare cibi fritti o tutte queste cose qua. Quindi diciamo che questa carta ci parla delle nostre debolezze, bisogna vedere in che termini. Ora, associata a due giorni, quindi lunedì martedì, potrebbe essere appunto nulla di grave, semplicemente che qualcuno di voi magari esagera con il vino in questi due giorni, ok? E qualcuno di voi invece fa il contrario, magari decide di mettersi un pochino più a regime proprio in previsione magari dell'inizio delle feste e quant'altro. In ogni caso, state attenti, state guardinghi, ovviamente cercate di non esagerare, cercate di non perdere un po' la trebisonda, perché il diavolo è anche una figura che ci parla un po' della perdita di vista degli obiettivi. Per esempio, qui abbiamo, guardiamo questa figura, qui abbiamo questo diavolo che peraltro sembra un modello, vabbè, che però sta insegnando probabilmente a queste due fanciulle un qualche... diciamo una qualche stregoneria che non è propriamente magia buona, ecco, diciamo così. Quindi bisogna stare attenti a non addentrarsi troppo in un qualcosa che poi può diventare pericoloso, ok? Vedetela in questo modo. Vediamo questa carta, perché se questa carta in realtà è positiva, mercoledì e giovedì, vediamo un po' come gira. Ecco, tre di coppe, perfetto. Questa carta in realtà è stra positiva, parla di celebrazione, festeggiamenti e quant'altro. Quindi forse questa carta in senso negativo può essere solo attenzione appunto a non eccedere, come parlavamo prima. In secondo luogo, in realtà potrebbe essere proprio che vi siete resi conto in realtà che state un po' uscendo dai binari e qui già vi riassesterete, forse anche grazie a amici, parenti che vi vogliono bene e che quindi vi tireranno un po' fuori di casa o vi tireranno un po' fuori dai vizi, dal vizio magari di stare chiuso in casa e non aver voglia di uscire. Diciamo che forse questa settimana potrà servire per essere un pochino più socievoli, forse anche abbandonare determinati pensieri negativi. Il fatto del festeggiare può essere anche può farvi bene, insomma. Adesso io sto dicendo, ragazzi e ragazze, sto dicendo ovviamente tutto quello che mi viene in mente, perché è una stesa generica. Chiaramente lo sapete voi, insomma, qual è il vostro qual è il tasto dolente di questo diavolo. Io non posso saperlo per ognuno di voi, chiaramente, però diciamo che poi mercoledì e giovedì sarete belli, fantastici, carismatici, sarete a festeggiare, quindi io non mi preoccuperei troppo. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Oh, bellissimo, asso di pentacoli, nuovo inizio. E niente, questo diavolo mi fa proprio pensare al fatto che rinnoverete proprio questa settimana, ci saranno delle cose che andrete a rinnovare proprio perché consci del fatto che alcune cose probabilmente devono cambiare nella vostra vita. Qui abbiamo un bellissimo inizio, abbiamo un bellissimo nuovo inizio che vi vede connessi,
Focus on the target, quindi belli focalizzati su quello che volete. Vi vede partecipi, vi vede proprio anche connessi con gli altri, secondo me, connessi con gli altri, con la situazione che avete intorno. Forse avete voglia anche di radicarvi, avete voglia di stabilità, avete voglia di una routine nuova, avete voglia di cambiare alcune cose della vostra vita e finalmente vi state attivando per cambiarle. In ogni caso, venerdì, sabato e domenica una bellissima energia e anche un bellissimo festeggiamento. Vedete proprio tutte queste lucciole che sfrigolano, c'è proprio una bellissima energia di voglia di novità, voglia di festeggiare, voglia di stare bene, voglia di stare in compagnia, in armonia, bellissimo. Quindi una settimana secondo me bella perché finalmente forse vi libererete anche di qualcosa che sentite che non va bene per voi. Ecco, questo è quello che mi viene da questa stesa. Vediamo il consiglio della settimana. Compassione! Questa è una carta stupenda perché questa carta, oltre a essere una carta di compassione nei confronti degli altri, voglio dire a Natale, ragazzi, cioè più di così ci sta ben, proprio a fagiolo, ma questa carta vuol dire compassione verso voi stessi. Quindi finalmente, secondo me, vi perdonerete delle cose, vi perdonerete delle cose e finalmente andrete oltre, andrete oltre. Questa cosa è fantastica. Bellissimo questa carta è un bellissimo consiglio della settimana. Il fatto di volervi bene, di coccolarvi, finalmente di bruciare, lasciare andare cose di cui magari non siete orgogliosi, ma che finalmente vi perdonerete, finalmente vi abbraccerete e vi vorrete bene. Voi e gli altri, perché ovviamente quando ci vogliamo bene, quando amiamo noi stessi, poi finalmente riusciamo ad amare anche gli altri, riusciamo anche ad approcciarci agli altri se vogliamo in una maniera diversa. Quindi un bellissimo consiglio, una bellissima carta, a parte che io questo mazzo lo adoro, non so che cosa ho aspettato a tirarlo fuori, tra l'altro ha proprio delle carte che sono adattissime secondo me per questo periodo. Bellissimo, proprio una bellissima energia, sono tanto contenta per questo gruppo 3. Gruppo 3, che dire? Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io vedo una settimana comunque bella ricca, bella intensa, anche soprattutto di sentimenti e di emozioni. Nonostante non. No, beh, le coppe si sono uscite, quindi c'è la sfera emozionale. Non è uscito nessun riferimento proprio all'amore, diciamo spicciolo, però io ci vedo tantissimo qua, perché ci vedo proprio l'amore per voi stessi, quindi questa cosa mi piace moltissimo. Va bene, gruppo 3, ovviamente io ci tengo tantissimo, fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io veramente vi abbraccio con tutto il cuore, vi mando i miei migliori auguri. Spero appunto di riuscire a fare altri video per farvi ancora gli auguri, ma ve li faccio anche adesso. E niente, vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!